buona serata a tutti, amici miei. Un abbraccio a tutti quanti. Ecco. Sono sempre qua, come potete vedere, all'opera. Adesso mi stavo preparando qualche cartuccia capotabile per tiri su lunghissima distanza. Con la SIPE, ok? La carica che farò è 1,60x32. Procediamo, ragazzi. Userò un bossolo tipo 3 da 70 mm con innesco 6,15 tipo 3. Uno e sessanta. E 32 grammi di pallini. Borra contenitore della Gualandi da 22 mm, priva di petali. Cartoncino. Pallini del numero 5. Per questo tipo di cartucce usate sempre pallini grossi, perché si usano tutti su lunghissima distanza, quindi l'impatto e anche il potere d'arresto è importante. Io uso il numero 5. Queste cartucce vanno bene, ci deve essere anche un video, non so adesso qual è, ma c'è, che le ho sparate, 80 metri, e hanno prodotto ottimi rosati, quindi anche se spari anche a 100 metri. La borra è la LB6, come potete vedere, tagliata a 3 centimetri. Adesso ne tagliamo un'altra, che io qui mi, so, mi, qua mi, er, mi ero fatto un tagliaborre apposta per la LB6. Ecco qua. Fategli due alette,
qua, come queste, e andiamo a inserire. La chiudiamo a 65. Eccola qua, ragazzo. Una cartuccia perfetta, capotabile, per tiri su lunghissima distanza. Le alette, le cose che ho fatto col taglierino, ci sono, riesce a farla girare meglio, si capovolgono meglio. Ecco. Tre centimetri è la borda. Ecco qua, perfette. Con la giusta tensione, sono 32 grammi, ok? Molto veloce come cartuccia, con buone rosate, ok? Potete fare 4, anche potete mettere anche il numero 4, ok? Usare meglio usare palini grossi per questo tipo di cartucce, per avere anche un potere di arresto e anche un impatto maggiore sul bersaglio. Bene, ragazzi, con questo qui abbiamo visto anche questo qui, questo breve video. Ho parlato solo di queste cartucce, così, che visto che mi chiedete sempre, ma in quale video sono, non in quale video non sono, allora adesso li specifico, così ognuno di voi, specialmente chi se le vuole riprodurre. Non è, ci sono sempre state queste capotabili, però io sono rimasto soddisfatto perché realmente funzionano, si girano. Ecco, c'è un video, ve l'ho detto, io l'ho usate a 80 metri e hanno prodotto ottime rosate. Bene, ragazzi, una buona serata a voi e le vostre rispettive famiglie. Un abbraccio da Vincenzo, da questa splendida terra che è la Calabria. In gamba, sempre con le campane dure. Al prossimo, dai, che piano piano si sta avvicinando, eh. E un saluto da me e dalla mia cameraman. Ciao! In gamba, ragazzi, sempre con le campane dure.